Salve a tutti ragazzi, bentornati su Canifo dei Rossi col vostro Domi. Eccoci qua, una nuova serie. Iniziamo oggi Leggende Pokémon Arceus. Bene ragazzi, io direi di proseguire e di cominciare con la nostra nuova avventura Pokémon. Spero che Diamante vi sia piaciuto come l'ho portato. Sono all'inizio, quindi cerco di fare quello che posso. Ma non è questo il momento di parlare e cincischiare, ma di giocare. Game Freak present. Allora, come vogliamo il giochetto? In italiano naturalmente. I dati di gioco verranno salvati automaticamente tramite la funzione di salvataggio automatico quando compare la scritta salvataggio in corso. Grazie per l'informazione. È stato un piacere. Cominciamo con l'animazione fighe. Chi sei tu? Questo è il mio regno, un luogo al di là del tempo e dello spazio. Chi è Arceus che parla? Ti do il benvenuto. Io sono colui che voi umani chiamate Arceus. Sì, Arceus. Mostrami dunque il tuo aspetto. No, sì, io mi vergogno. Allora, io avrei preso Lucinda, però andiamo sul classico. E dimmi qual è il tuo nome. No, è segreto il mio nome, dai. Mi vergogno. Vabbè, il mio nome è Domi. Ok. Yes. Domi. Presto ti troverai in un mondo a te sconosciuto. Un mondo abitato da creature misteriose, creature voi umani chiamate Pokémon. Domi. Incontra tutti i Pokémon, allora mi mostrerò di nuovo a te. Stiamo avendo l'allucinazione allora, a posto. Manco iniziato il gioco e già allucinati, mamma mia. Le visioni del futuro. Proprio una visione, in effetti. No, cado nel vuoto. Oddio, un telefono. Prendi il telefono. Cosa sta succedendo? Arceus. Ci ha installato una nuova app, ragazzi. Cosa ci sta dicendo? Che bello però, è bellissima questa cosa. Troppa luce. Leggende Pokémon Arceus. Già la storia si fa interessante, ragazzi. Svegliati. Oh no, chi mi butta giù dal letto? Svegliati, forza! Wake up! Oddio, chi è che mi butta? Oddio! Vedo tre Pokémon. Sono arrivato sulla spiaggia, aiuto. Sono un naufrago. Sei ancora vivo, spero. Chi è il professore di questi tempi? Oddio! Torna a dormire, scusami. Ma come sei brutto? No, è una faccia strana. Non ti dico che spavento mi sono preso quando ti ho visto precipitare dal cielo. Ti ho visto. È una fortuna che stai bene, via. Ah, siamo precipitati dal cielo, manco via mare. Ok, ti ho visto. E tu chi sei? Chiediamo chi sei. Chi sei tu? Beh, ma questo dovrei chiedertelo io, casomai. Non è certo così tutti i giorni vedere gente cadere dal cielo così all'improvviso. Sono un regalo divino. Ma come sono vestito? Ma tornando a noi, che strani indumenti, per caso conosci qualcuno che abita da queste parti? Non penso proprio. Non saprei. Poverini, siamo disperati, oh. È evidente, no? Che pasticcio, hai almeno un posto dove andare. No. Ricapitoliamo, non conosci nessuno nei dintorni, per giunta non hai un posto dove dormire. Un notevole pasticcio, direi. Siamo sicuri che riuscirai a cavarti da solo? Addirittura non sappiamo che fare.
Siamo proprio completamente spaesati, va. Capisco, beh, in ogni caso non ho certo intenzione di abbandonare qualcuno in difficoltà. Oh, il gufetto. Tu sei il mio preferito. Lascia vuoto. Però che bellina, la grafica è nettamente migliorata. Che sbadato, stavo quasi per dimenticarmene. Stavo inseguendo questi piccoli fuggiaschi quando ti ho visto precipitare dal cielo. È curioso, sembra quasi che questi tre Pokémon avessero in qualche modo avvertito il tuo arrivo. Ah, a proposito, sai cos'è un Pokémon? Io sì, poi non so il mio personaggio. Ah, per fortuna sarei anche io dal cielo, ma perlomeno tutte le rotelle al posto, giusto? Parla forse quello che non ha le rotelle al posto giusto. Come ben sai, questi tre sono esemplari delle misteriose creature che chiamiamo Pokémon. Comunque, tu come ti chiami? Oh, Domi, hai detto, che nome peculiare, mai sentito. Ma sono sicuro che ha un bellissimo significato. Ah, sorry, che villano. Non mi sono nemmeno presentato. 3 ore che ti abbiamo chiesto chi eri. Il mio nome è Laven e sono un professore Pokémon. In soldoni, il mio lavoro consiste nel cercare di scoprire il più possibile i suoi Pokémon. Ad esempio, queste tre piccole bestie. Poverini, che hanno fatto di male. A parte scappare. Ah, mi adorati Pokémon, dove andate? Perché fuggite da me? Fatti 2 domande. Sii gentile, qui ci sono dei Pokémon fuggiaschi da catturare. Sono scappati, ok? Ehi, voi tre, aspettatemi. Bene ragazzi, ci troviamo... possiamo iniziare finalmente a giocare. Ci troviamo in questa isola sconosciuta, remota, dopo che siamo caduti dal cielo. Però che bello. Che bello, mamma mia, una prospettiva di gioco diversissima proprio. Totalmente. Quello è il mio telefono, mi sa. Ha qualcosa di molto diverso però. C'è qualcosa che mette luce e suoni. Il mio telefono. Mamma. Anzi, qualcuno risponde a polizia. Hai trovato un oggetto che sembra uno smartphone. Sembra. Sembra il tuo smartphone, ma la forma è un po' diversa. Ti sembra di averti inoltre una strana energia. È apparso un messaggio sullo schermo. Ti affido assieme a questo Arceus Phone una missione incontra tutti i Pokémon. Abbiamo il telefono di Arceus. Bellissimo. È stupendo. Mamma che bello. Ci siamo caputtati in Zelda, ragazzi. Ah, ci possiamo... Così si accovaccia, ho visto. Poverino, è disperato. Ah, se solo riuscissi a mandare a segno almeno un lancio. Oh, giovine, caduto dal cielo, sei venuto ad aiutarmi dunque. Ho cercato di catturare i Pokémon fuggiaschi, ma le mie Pokémon sono volate tutte a vuoto. Non sei un allenatore, dai. Ah, giusto. Forse prima è meglio che ti dà qualche informazione sui Pokémon. Ti dia. Quello è Rubolet. È capace di effettuare la fotosintesi proprio come le piante e lotta lanciando le sue affilatissime penne. Pokémon di tipo erba. Che bellino. Oh, Tindaquilino. Quello laggiù invece è Cyndaquil. Le fiamme che brucia sul suo dorso diventa più potente quando è arrabbiato o spaventato. Soprattutto quando è arrabbiato. Secondo me Oshawott. Non mi piace tanto Oshawott. Per finire, quello che se ne va, che se ne sta lì vicino al laghetto, è Oshawott. Lo si vede spesso sonnecchiare a pelo d'acqua e lotta usando quella specie di conchiglia che ha sul ventre. È bella la mossa conchilava. Osha! Ah, ma dove ho la testa? Stavo quasi per dimenticare un'ultima importantissima cosa. Come catturare i Pokémon naturalmente. Tieni, eccoti delle Pokéball. Ti basta un cenno, una per catturare un Pokémon. Sono le Pokéball antiche dei tempi. E ottimo 50 Pokéball. Inizia! Generoso il signore. Speciale strumento da lanciare con una palla usata per catturare Pokémon selvatici. Viene creata a mano una volta raccolti tutti i materiali necessari. Mamma mia. Si vede proprio che è vecchia di tempi. Ah, sorry, forse non è un'aspirazione proprio esaustiva. Allora, ti ricordi cosa ho detto prima? I Pokémon sono creature misteriose. Ma perché ti chiederei tu? Cosa hanno di tanto misterioso? Semplice.
I Pokémon sono rimpicciolirsi fino a diventare microscopici. Ed è qui che entra in scena la Pokéball. Lanciando una di queste mirabili invenzioni all'avanguardia contro un Pokémon, quest'ultimo si rimpicciolerà, entrando tosto nella Pokéball. Ed è questa, signore e signori, quella che si chiama comunemente cattura. Oddio, che tutorial! Ho nessun altro a cui chiedere aiutami. Catturai i miei tre piccoli fuggiaschi. Sii gentile. Prendi bene la mira e colpisci il Pokémon con una Pokéball. Il gioco è fatto. Non è che io sia mai riuscito a mandare a segno un lancio. La mia mira lascia un po' a desiderare. Non si è allenato? E manco noi. Puoi catturare i Pokémon lanciando una Pokéball contro di loro. Tieni premuto il pulsante ZR per prendere la mira. Puoi muoverti e cambiare il suo con lo stick destro per mirare meglio al Pokémon. È una sorta di Pokémon Go. Oddio. ZL, vai! Faccio schifo. Preso. Sei entrato? Che bellino ha fatto il fuoco d'artificio. Oh, i miei complimenti, sei riuscito a catturare un Pokémon. Ottimo lavoro, Tommy. Il tuo talento di cattura ti sarà davvero utile da queste parti, puoi contarci. Ecco perché ce ne dai tante, perché uno le butta giù come niente le Pokéball. Ci sono ancora due Pokémon, Fuggiaschi. Che strano però, a vederti si direbbe che tu non abbia affatto paura dei Pokémon. E perché sono così teneri e carini? Ti catturerò, vieni qua. Non scappare. Preso. Ora si libera, guardate. No, abbiamo preso anche lui. Notevole, Tommy, e pensare che tantissime persone qui hanno timore persino a avvicinarsi ai Pokémon. Ah, e sono i primi tempi, naturalmente. Ancora i Pokémon erano... non erano considerati creature da avvicinare così facilmente. Ne rimane uno solo adesso, forse all'opera. Pokéball alla mano. E quando si cercava di conoscerli, praticamente. Sindaco, vieni qua, lo sai che voglio a te. Insieme a... ti ho lasciato per ultimo apposta. Eccoti qua. Cervellino, vieni qua. Preso. No. Mi ha tratto in inganno. Oh, si è liberato lui. Già, purtroppo può succedere. C'è rimasto malissimo. Da poco quello infatti non hanno un tasso di cattura del 100%, ma non ti scoraggiare. Riprovare, vedrai che andrà meglio. E noi riproviamo. Dove sei, Cyndaquil? Ti sento ruggire. Ho perso Cyndaquil, no, eccolo là. Vieni qua, lo sai che ti voglio? Preso. Dai, stavolta sei entrato, bravo. Li abbiamo presi, professore. Ecco, le consegno le Pokéball. Ti ringrazio di cuore, non so proprio come avrei fatto senza il tuo aiuto. E avevo appena portato al villaggio per le mie ricerche, ma non danno retta a niente e a nessuno. Certo, perché tu, a te soprattutto, non daranno retta, mi sa. Essi come sono filati via, come ho detto prima, è come se avessero avvertito che stavi per arrivare tu. Ma quei buchi nel cielo dicono qualcosa, secondo me. Beh, sia come sia, devo farti i miei complimenti, sei un portento con le Pokéball. I Pokémon, sebbene tu sia appena arrivato, sei già catturato i Pokémon senza problemi. Com'è possibile? Talento naturale. Esserci un motivo dietro la tua repentina comparsa. Incontra tutti i Pokémon. È un Archeofon, dici. Che aggeggio singolare, sembra quasi che serva a mostrarti la via. Ma secondo me, tipo, noi eravamo nel futuro e siamo tornati nel passato, forse. Perché a questi tempi non penso che esistesse uno smartphone. Se mi metti, avrei un gran favore da chiederti. Il tuo aiuto mi sarebbe molto prezioso. Il mio sogno è di portare a compimento il primo Pokédex di questa regione. Ancora il primo Pokédex. Sai cos'è un Pokédex? È un meraviglioso lavoro di ricerca, un'opera monumentale atta a contenere informazioni su tutti i Pokémon. Poi pure in modo di, come dicono le parole, è un po' diversa, diciamo, dai vecchi giochi di Pokémon. Ma ahimè, per registrare i Pokémon c'è bisogno innanzitutto di catturarli. La Pokéball sono invenzioni recentissime, appena inventate, inizia. Ci sono davvero poche persone in grado di utilizzarle per catturare i Pokémon. Un bel cruccio, non trovi? Quando ecco che sei sbucato fuori tu, un portento della cattura. Il tuo obiettivo è incontrare tutti i Pokémon e è quello di catturarli tutti. Mi pare da una collaborazione sia d'obbligo. Che ne pensi dunque? Sei disposto ad aiutarmi a realizzare il mio sogno? Ma certo! Io ci sto!
chiniamo il capo, però dacci dei vestiti pure. Ci conosciamo appena, ma da questo momento noi due saremo colleghi di ricerca. Dai, è simpatico però questo professore. Il nostro obiettivo è completare il Pokédex. Ma adesso andiamo al villaggio, ci sono tre Pokémon da riportare indietro. Ecco il cappello che non ti si addice, sai? Per non parlare di te, poi dobbiamo pensare a tutti i vitti alloggio. Eh sì, una casa ci starebbe. Sì, ma allora ti porterò al nostro amato villaggio Giubilo. Oddio. Nome a quanto sto insolito. Stai guardando il buchetto nel cielo pure tu. C'è qualcosa, sembra uno spazio, un varco temporale forse. Sono solo supposizioni, io non è che... Oh, ecco i villaggi antichi, sembra l'era dei samurai, mamma mia. Bellissimo. Buonasera mia cara Sentinella, come sempre il suo occhio vigile ci fa sentire tutti più sicuri. Mi sono preso la libertà di portare al villaggio questo giovine. Gli sono in debito per aver aiutato me e i miei Pokémon. Sì, noi secondo me veniamo proprio dal futuro, perché guarda i vestiti, guarda come sono loro, dei tempi praticamente, va. Noi però non so se abbiamo memoria, non si sa, non sappiamo ancora niente su di noi praticamente. Però è figo sto villaggio, è carino, è simpatica l'ambientazione. Da questa parte però seguimi, sii gentile. Poi una cosa a me che mi colpì dai trailer di questo gioco di Pokémon è molto l'ambientazione, mi piace tanto a me questa ambientazione. Questo è il villaggio aspettate un attimo, Giubilo. No, non finisco di leggere. La strada che stiamo percorrendo è via canale. Chi sarà? Non l'ho mai visto. Ma i miei stili, gente, da dove arriva? Il viaggio sto costruito appena 2 anni fa, c'è tanto da fare, ma come braccia per farlo? Hanno citato il Team Galassia, però ho visto. E dato che non sappiamo molto, se poi persino uscire al villaggio è pericoloso. L'edificio imponente che vedi in fondo è la strada della stella del Team Galassia. Non si parla con gli sconosciuti. Chi è quello che è arrivato col professore? Già ci vedono con un occhio d'obbligo. Può far bacca, quasi mi passava di mente. Bisogna fare rapporto sui Pokémon fuggitivi. Tu aspetti una trattoria, sii gentile. Capito che sono scappati però. E lì subito dopo il ponte si chiama la tovaglia di Lino. Non faccio commenti sul nome. Suona il telefono, rispondi. Stai reagendo a cosa? Un misterioso potere ti indica la strada. Premendo il pulsante apri la mappa dell'Arceofone. La mappa ti mostrerà come raggiungere il tuo obiettivo tramite un mercatore insieme alle informazioni su missioni richieste. Oh carino, quindi ci sono tipo le missioni principali e quelle secondarie. Ok, quindi seguiamo l'indicatore e qua possiamo aprire l'Arceofone che ci mostra la mappa. Vai alla tovaglia di Lino, c'è lo zoom, vediamo la mappetta. Ah, qua c'è la mappa ancora più grande dell'isola praticamente. Va bene, possiamo proseguire. Vediamo, proviamo a parlare con qualcuno. Non è da molto che vi sono trasferito qui al villaggio e cerco di parlare con tutti quelli che incontro, così imparo sempre qualcosa di nuovo. Mi sembra giusto. Signore! O signora? Non ti vedo bene. No, signore. Ah, hai l'aria sospetta. Non ho fatto niente, lo giuro. Ah! La tovaglia di Lino è una trattoria riservata ai membri del Team Galassia. I forestieri non sono benvenuti, gira al largo. Non si trattano così le persone venute da fuori. La Lucinda di questi tempi. Che belli quei vestiti. E tu chi saresti? Che vestiti strani, e poi sono così leggeri. Io non me ne andrei in giro così, tutto tranquillo. I Pokémon potrebbero farti molto molto male. Se ti se il guardiano ti ha lasciato passare, vuol dire che conosci qualcuno qui al villaggio. Forse conosci il professore Laven, dopotutto è un forestiero anche lui. Non è molto rassicurante vedere che si lascia sfuggire i Pokémon. Però chi sono io per giudicare? Se non mi fossi lasciata colpire dal tuo uno shock di quel Pokémon, non sarei finito a letto. Hai tutte le ragioni del mondo, Luce, sono un tale disastro che mi vergogno. Professore, si chiama Luce qui? Ma da ora in avanti non avrei di che preoccuparti. Tommy è qui per darci una mano. Noi salveremo la situazione.
Mi dispiacerebbe spiegarsi meglio. Vuole dirmi che entra a far parte della squadra di ricerca? Quindi qua c'è la squadra proprio fatta apposta per le ricerche dei sui Pokémon. Ma insomma, non può reclutare nuovi membri senza il permesso della caposquadra Selina. Chi è Selina? Ha la mia autorizzazione. Caposquadra Selina, eccola qua. Mamma, si vede che è autoritaria. Signora, sì signora. Sempre dimostri di avere la capacità di cui abbiamo bisogno. Sono Selina e sono a capo della squadra di ricerca del Team Galassia. Mi fa già paura questo. Il professor Laverne mi ha messo al corrente. A quanto sembra lo hai aiutato a recuperare i Pokémon fuggitivi. E ora vorresti mettere a nostra disposizione il tuo talento in cambio di vitto ed alloggio. Mi sembra il minimo. A occhio a croce direi che è più o meno 15 anni. Inizia signora, mi ha squadrato con gli occhi. Che significa che l'età giusta per provvedere a te stesso. Tuttavia non mi è possibile accogliere nella mia squadra perfetti sconosciuti. Domani ti metterò alla prova. Fair, mi sembra più che giusto. E ora mia cara caposquadra vorrei unirsi a noi per cena. Immagino che avrà parecchie domande per il nostro giovine ospite. No grazie, preferisco assaporare le abitanze in solitudine. È una tipa molto solitaria. Ah, riservata come sempre. Ebbene, vorrà dire che saremo solo noi tre. Abbiamo una quantità di cose da dirci. Mister Rampage, il solito per favore. Dei mocci di patate, ma questa volta per tre persone. Mangiamo patate! Mister Rampage, i suoi mocci di patate non deludono mai. Delicious, come sempre. Allora, professor Lai, mi dica, sarei curiosa di sapere dove ha incontrato questo tizio sperduto. Là, nella spiaggia? Giusto, hai visto anche tu quel buco nel cielo, il cosiddetto squarcio spazio-temporale. Avevo ragione allora, uno squarcio temporale. Ebbene, il nostro giovane amico deve essere uscito proprio da quel buco, quindi veniamo dal futuro, è... palese. Tende a credere che sia vero. Ci guarda malissimo, già, manco ci abbiamo il tempo di... che sei gelosa, non lo so. Non sono un mondo di scienze, il mio lavoro è verificare i meccanismi che regolano. Dai, prima o poi ti staremo simpatici, dai. E finire che i fatti che osservo. Ai miei occhi solo i fatti hanno importanza. Ma certo, nulla ha importanza. Io sei la regione in cui viviamo è abitata da innumerevoli specie di Pokémon. La regione sino dei templi. Confermo, il compito della squadra di ricerca è indagare su tutte queste creature che vivono in zone erbose e boschive, costiere e non solo. I Pokémon, ecco, sono creature spaventose. Totalmente avvolte nel mistero. Non c'è chiaro quale sia la natura dei loro poteri, né quali siano le loro potenzialità. Ma ora possiamo contare sul tuo aiuto, Tommy. Vedete qua i Pokémon mizzi alla larga. Invece nei nostri giochi di Pokémon, diciamo nei giochi attuali di Pokémon, prima di questo, i Pokémon stavano pure in casa, liberi così. Non è che davano problemi. Lo qua tutti i problemi hanno. Vabbè, normale, ancora non sono abituati. Hai catturato tre Pokémon, vuol dire ben tre è un'impresa. Che io sappia, nessun membro del Team Glass è mai arrivato a tanto. Ora potremo finalmente dare inizio alle ricerche sui Pokémon. Tre Pokémon? Gli esemplari selvatici attaccano a vista, quindi per noi è già tanto riuscire a catturarne uno. A onor del vero, i Pokémon che erano fuggiti in spiaggia non hanno attaccato. Vuol dire che non volevano attaccarmi. Ma credo comunque la chiave sia nel suo approccio. Non ha paura dei Pokémon e per questo riesce a avvicinare e catturarli più facilmente. Certo, uno bisogna avvicinarsi e farsi amici Pokémon, non... Dite un po', voi dalla squadra di ricerca, vi sembra il caso di portare qui gente stramba e servono i seduti a mangiare come se niente fosse? Non che tu sia migliore, che sei meglio di noi gente stramba, va? Qua mi sa tutti strambi siamo. La caposquadra si è pappata... Tra le altre cose, ben 10 mocci di patate, vi rendete conto? Aveva fame. Capisco la lentezza però se poi vi innervosisce, ma non vi pare troppo? Sta diventando povero, non troverà più patate. La poco squadra Selina sarà lieta di sapere che sono i giorni di abbuffare nevrotiche, saranno presto. Un triste ricordo. Su Tommy, serviti pure. Una volta che sarai parte del Team Galassia, non avrai più provarti di invitto all'oggi. Quindi noi qua entreremo a far parte del Team Galassia. Anche se sei caduto giù dal cielo. Bafamo, mangiamo, come non ci fosse un domani.
Una cena in vero delicious. Capisco la soddisfazione, ma mi sembra che lei dimentichi una cosa importante. Domi non diventerà un membro della squadra di ricerca se non supera l'esame. Non c'è motivo di preoccuparsi. Ho piena fiducia nella capacità di Domi. Ce la farà. Meno male che lui c'ha fiducia in noi. Lo spero anch'io. Domi ha detto che ti chiami. Per stanotte puoi stare al nostro alloggio. Qual è voi di grazia? Qua è ancora tutto in costruzione, va. Ma se dovessi fallire l'esame, dove lasciare il villaggio e vivere allo sbando là fuori, dove probabilmente ti aspetta la morte. Oddio, è così tragica la cosa. La caposquadra Selina sa essere incremento, in tal senso somiglia ai sui. La sua intransigenza ha il solo scopo di proteggere tutti noi. Bene, direi che è ora di dormire. Sarei pure caduto dal cielo, ma non credo che sia che ci sia pericolo che tu cada dal letto. Ah ah ah, grazie. Soprattutto dal letto di Isui. Good night, my dear. Mio caro. Ah, faremo buonanotte, cercheremo. Buon riposo. Grazie, luce. Un ragazzo caduto in uno squarcio nel cielo. Al mondo succedono cose davvero strane. Non ne hai viste ancora. Quindi andiamo all'alloggio della squadra di ricerca. Ma qua apriamo soltanto la cellophone. Ah, abbiamo i segnalini, così li possiamo mettere per cercare qualche posto in cui vogliamo visitare. Se premo su invece, ok. Tempo di gioco, vabbè, sì, villaggio giubilo. Ah, qua prende il menu soltanto, guida di ricerca, comando e le opzioni, ok. Facciamo un primo salvataggio, va. E possiamo andare. A letto, entriamo. Oh, che bellissimo questo alloggio. Tempo dei samurai giapponesi, bellissimo. Esaminiamo. Un vaso per raccogliere acqua potabile, chiuso per evitare contaminazioni. La guida ricerca contiene tutto quello che devi sapere per avere successo nella tua attività di ricerca della regione di Isui. Ah, la regione è di Isui, quindi si chiama Isui ancora. Quando vuoi leggerla, apri il menu con il pulsante su e seleziona aiuto. Regola fonte dei membri del team. Salvi i tuoi progressi per evitare che le attività giornaliere finiscano nell'oblio. Puoi salvare i tuoi progressi gioco accendendo la scheda. Vabbè, come abbiamo appena visto, il salvataggio è al menu. E inoltre disponibile la funzione di salvataggio automatico. Puoi decidere. Ok. Grazie per le informazioni. È tutto un gran tutorial per ora. Una robusta cassettiera per riporre gli abiti. Norme di comportamento. Trattare il prossimo con cortesia. Rispettare i propri superiori. Divieto di essere schizzinosi. Aiutare i più deboli. Affrontare le difficoltà con coraggio. Mi sembra pure giusto. Guardiamoci allo specchio. Ah, qua ci possiamo cambiare, quindi. È uno specchio. Ma ancora non possiamo, ma. Esaminiamo delle pietre raccolte da qualcuno. Sono belle, ma non sembrano avere niente di speciale. C'è una lanterna per accendere. Ci vuole del combustibile, quindi non puoi farlo tu. Ah, va bene. Quindi direi possiamo andare a riposarci. Vuoi riposare fino al mattino? Yes. Che bel panorama. Che sta succedendo? È arrivato qualcosa. Il giorno dopo. Sì, chi è? Buongiorno, Nido. Mi hai sentito il tuono di stanotte? Da non crederci. È luce. Sei pronto per l'esame? Farò il tifo per te. Ah, fare il tifo per noi. Almeno qualcuno ci farà il tifo. Quindi possiamo uscire. Siamo scaldi, qualcuno dice. Qua che c'è? È un bowl dell'aria molto capiente. Sembra che ci sia spazio per molti strumenti. Oh, quindi qua si depositeranno gli strumenti, va bene. Luce, siamo qua. Che giornata splendida.
Sei riuscito a riposare, non deve essere facile ritrovarsi improvvisamente in un altro mondo. O in altri tempi. Forza, dirigiamoci verso la sede. La capo squadra Selina ti sta aspettando. Arriviamo, arriviamo. Però, per questa prima parte è tutto. Ci vediamo con la prossima parte, ragazzi. Un saluto al vostro amico e da Foderi Rossi. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace. Al prossimo video, ciao ragazzi.